Buonasera da Bova Marina, Domenico Salvatore, 23 novembre 2018. Sono in compagnia del presidente, diciamo così, della nascente società del calcio a 5 a Bova Marina, di un'altra, perché questa è un'altra realtà. Sono in compagnia del presidente, anzi del patron di questa nuova società, Leo Autolitano. Buonasera. Sì, buonasera, buonasera, è un piacere avervi qua. Niente, noi abbiamo fatto, insomma, questa squadra di, avendo un campo di calcetto, no, abbiamo fatto questa squadra appunto per, siccome c'erano tanti giovani che proprio nell'amicizia richiedevano una struttura per fare il torneo di sto calcetto, allora abbiamo pensato appunto di fare un campo di calcio 5, insomma, ecco, di ultima generazione, con a modo che possiamo affrontare le partite, insomma, che si vanno a fare. Ma non è soltanto il fattore commerciale, qui c'è un discorso sociale. Aggregare i ragazzi, toglierli fuori dalla strada, assicurare un ambiente nel verde, nell'ossigeno e nella natura, e stare insieme attraverso il dialogo, la socialità. Sì, certamente questo fa il calcio, come tutti gli sport, insomma, non fa altro che far socializzare. Io, per esempio, ci sono tanti ragazzi che io neanche conoscevo e che nell'ambito, insomma, del calcio adesso si è rimbirguita un'amicizia, una cosa, ed è bello, perché poi cioè, l'uomo deve socializzare pure, insomma, ecco, e in questi paesi dove ci sono strutture per poter, lo sport è la cosa che unisce tanti pensieri, insomma, e fa sì che la gente si abbia una, come dire, una valvola di sfiato, una passione, insomma, da poter seguire. Poi diciamo che Bova Marina abbia anche una grossa tradizione nel mondo dello sport, e diciamo che negli anni 20 e 30, anche 40 e 50 e seguenti, ha sempre avuto squadre dall'oratorio sino alle recenti grosse manifestazioni, anche con la presenza nel campionato di promozione un anno con Alberto Familiari e Serrano Antonio, se non ricordo male. E Ceggio Napoli ne sa qualcosa, poi andremo a sentire anche la sua voce. E comunque il Bergotto ormai è un marchio internazionale. Internazionale, insomma, è melusinga, insomma, è fatto, però è un prodotto che l'abbiamo fatto uscire dall'ambito del nostro paesello, insomma, ecco, e se uno va in Australia lo trova, se uno va in Svizzera lo trova, se uno va in Portogallo lo trova, certo la distribuzione ne conosce, però alla fine dobbiamo essere fieri che è un prodotto della nostra terra e che dà lustro, insomma, pure alla. Unico, perché il bergamotto si produce soltanto in questa ristretta fascia grazie al microclima. Sì, lo sappiamo tutti che il bergamotto cresce da Reggio Calabria all'Ocris Eterno, insomma, ecco, sul livello del mare. Da sempre il bergamotto, insomma, è stato usato per le essenze profumiere e per, come fissatore in tutti i migliori profumi del mondo, c'è l'essenza di bergamotto. Io ho aperto la strada col bergotto, ho aperto la strada al bergamotto da bere, che prima non esisteva. Tutti gli altri, poi dopo, quando un prodotto si vede che tira, naturalmente il mercato tende a imitarlo e a portarlo avanti. E ecco adesso che ci sono tante imitazioni, insomma, sia di succo che di bibite e cose varie. Però questo ha fatto sì che il bergamotto sia conosciuto non solo come essenza profumiera, ma come da bere. E poi si è scoperto pure dall'Università della Calabria, il professore Sindona, hanno fatto delle ricerche e hanno dimostrato che nel succo di bergamotto ci sono hanno brevettato le statine. Le statine non è altro che il principio attivo che combatte il colesterolo. Quindi nel succo di bergamotto c'è questo principio attivo. Ecco qual è la cosa, la peculiarità, che adesso sta avendo un forte richiamo a livello salutistico, insomma, ecco. Quindi si parte dalla Serie D come calcio a 5 maschile, poi da lì si vedrà. Sì.
Sì, partiamo da qua, abbiamo già qualche vittoria, insomma, vero Enzo, l'abbiamo avuta, ora vediamo, speriamo insomma che questi giovani... Abbiamo passato la cosa di Coppa Italia e ora domani, quando è domenica, abbiamo un'altra partita alle ore 4, quindi, e quindi insomma, abbiamo iniziato questa come dire, avventura. Andiamo a sentire anche la voce di Vincenzo Napoli, Cecio per gli amici, grande personaggio del mondo dello sport, grande giocatore, grande anche allenatore, vice allenatore del Borgo Grecanico che partecipa al campionato di prima categoria Girone D Calabria, ma soprattutto allenatore dell'Under 19. Buonasera amici. Buonasera a tutti. Ritengo opportuno, visto che sono a Bova Marina, di parlare della SD Bergot, quello che domani poi riprenderemo il discorso con Borgo Grecanico. Quello che mi preme dire è questo. Faccio i complimenti a Nino, amico mio di lungo corso, e quindi non siamo cresciuti assieme, ma quasi. C'è l'apprezzamento per lui e per tutti gli imprenditori che nel mondo dello sport danno il loro contributo finanziario, strutturale in questo caso, e il suo apporto anche umano, perché lo sport e tutte le altre associazioni hanno bisogno di queste persone. Senza il loro apporto il sociale non potrebbe andare avanti. Speriamo che questa nuova avventura, che inizierà domenica come campionato, ma è già iniziata 10 giorni fa con il passaggio del primo turno di Coppa Italia, sia di buon auspicio per i ragazzi, sia di buon auspicio per lui, perché possa avere un ritorno d'immagine per la sua attività e per tutto il resto come persona. E poi anche per il paese, perché alla fine il calcio a 11 ormai è una cosa consolidata da tanti anni, il calcio a 5 c'è stata un'avventura precedente che poi alla fine così è svanita, si è sciolta, nel senso che poi si è chiusa. Speriamo che con alcuni componenti di quell'avventura, come Andrea Zirilli, Fabio Fortunio e Pasquale Nucera, sappiano dare il giusto contributo a questa nuova avventura affinché si possa andare avanti senza andare a fare programmi B, D, C. Quindi la struttura dove giocherà le partite interne, quelle casalinghe, è sempre qui nella zona di Spina Santa. Il campo di calcetto che abbiamo qua e che quindi insomma servirà appunto a fare le varie partite, insomma, ecco. Ora abbiamo fatto pure una serie di spalti, pure in modo che le persone che vogliono venire insomma a vedersi la partita si possono sedersi pure insomma per passare il tempo insomma così in compagnia e piacevolmente. Buonasera, siamo in collegamento con Bova Marina, insieme a noi c'è il trainer di questa nuova meravigliosa realtà che ha già fatto vedere, stiamo parlando della Spina Santa, lui è il trainer Rodolfo Barilla, che tutti gli sportivi conoscono perché ha militato nel campionato di Serie B nella Melitese o nel Futsal Melito. Buonasera mister. Buonasera. Allora, di che cosa si tratta in sostanza? Allora, siamo, come avete detto voi stesso, è il primo anno in una nuova realtà. È un progetto ambizioso e sono contento di far parte di questa nuova società. Spero di poter dare un grosso contributo sia ai ragazzi e sia soprattutto alla dirigenza che ha investito su di noi. Quindi c'è già un parco giocatore, perché avete superato il primo turno di Coppa Italia, quindi c'è già, voglio dire, poi qualche altra cosa strada facendo. Sì, noi siamo partiti senza grosse ambizioni. La prima cosa è divertirci. Noi abbiamo iniziato un pochettino in ritardo la preparazione, però nonostante tutto i ragazzi hanno risposto bene, abbiamo superato il primo turno non con poche difficoltà, però siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Vediamo adesso per strada se possiamo tesserare qualche altro giocatore col mercato che si aprirà tra qualche giorno. Barilla è famoso perché riesce a instaurare un dialogo con tutti, ma riesce anche a innestare una mentalità
vincente sì, ma carattere e personalità sia in casa che in trasferta. Poi delle altre cose se ne può parlare. Sì, vabbè, diciamo che questa è la mia personalità, il mio carattere, è quello che mi ha portato a giocare anche a certi livelli. Devo ringraziare soprattutto di questo il mio maestro Mimmo Franco, che è colui che mi ha insegnato tanto nel mondo del calcio a 5, diciamo, mi ha portato dalla Serie D a giocare fino alla Serie B, quindi il merito è anche suo. Rodolfo Barilla però non solo giocatore ma anche allenatore, perché ha allenato diverse squadre prima di venire qui a Bova Marina. Sì, vabbè, ho allenato sempre, sono stato nel Futsal Merito o come era prima chiamata la società SSD Melitese. Io ho fatto l'Under 18, l'Under 21 nazionale e poi ho allenato un anno in Serie B la prima squadra di calcio a 5. Quindi adesso il campionato cosa promette? Noi partiamo sempre con i piedi per terra, quello che viene man mano poi vediamo. Innanzitutto, come ho detto prima, ci dobbiamo divertire, poi se riusciamo anche ad abbinare le vittorie è meglio ancora. È sempre un ambiente immerso nel verde, nell'ossigeno e nella natura, ragazzi che provengono hanno già esperienza alle loro spalle, qualche Spitfire, magari qualche Mosquito ci può pure stare. Sì, sì, va bene, quello c'è da lavorare, sono ragazzi anche alla prima esperienza. Abbiamo due o tre giocatori che già avevano militato con me come compagni di squadra nel calcio a 5 a Melito, nel Futsal Melito, quindi diciamo che c'è un mix di esperienza e di nuovi giocatori che sono entrati per la prima volta a far parte di questa realtà. C'è già tanto entusiasmo, tanta euforia intorno a questa nuova iniziativa? Sì, c'è tanto entusiasmo, speriamo di poterlo trasformare in energia positiva e soprattutto quando i tifosi verranno al campo a vedere le partite che si divertano. Walter Tribuna, cominciamo a conoscere il volto dei campioni di questa nuova realtà. Buonasera. Buonasera a voi. Allora? Allora, questa sarà una nuova esperienza per alcuni dei ragazzi e come già detto mister Barilla, questa è una squadra con un mix di sia persone esperte già nel campo del futsal che giovani alla prima avventura e questo speriamo che ci sia di grande aiuto per il proseguo della stagione. Tu sarai il guardiano del faro, l'uomo ragno? Sarò e sono da un bel po' di anni il protettore della porta di Bova Marina. Nelle tue mani il futuro della Spina Santa? Sia nelle mie mani e nei piedi dei miei compagni. Quindi cosa prometti ai tifosi? Di sicuro sarà una stagione molto entusiasmante e divertente. Li invito a venire tutti i giorni, tutte le domeniche qua al campo alla Spina Santa per darci una mano d'aiuto e di sicuro insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Mens sana, in corpore sano, dicevano i latini, quindi bisogna unire l'utile al dilettevole e quindi gli allenamenti, la ginnastica va bene, ma anche quella della mente oltre che quella del corpo. È importante sia allenare la mente che il fisico, soprattutto nel futsal la parte mentale è importante e non bisogna tralasciare nulla al caso, bisogna essere sempre preparati su tutto, sia a livello fisico, mentale, tecnico e tattico. Quindi dialogo, diciamo, confronto delle idee? Sì, dialogo soprattutto con mister Rodolfo Barilla che ha vanto una grande esperienza pure in campo nazionale visto che ha militato tanti anni in Serie B con la Futsal Melito e quindi ci può dare tanta esperienza sia da parte nostra dei giocatori più anziani e speriamo pure nell'entusiasmo dei ragazzi più giovani. Ecco un altro volto, Sebastiano Cuzzilla, Jolly. Jolly della squadra, sì. Niente, abbiamo iniziato questo campionato con l'intento di divertirci e niente, abbiamo iniziato bene, due vittorie in coppa e speriamo di continuare così. Quindi fare sport, fare aggregazione, socialità, divertirsi e tagliare traguardi prestigiosi e ambiziosi. Assolutamente, prima di tutto la socialità, rilanciare il nostro paese anche attraverso lo sport e non solo, con tante iniziative e niente, proseguire in questa direzione e divertirci. Ringraziamo tutti, voglio dire, per l'ospitalità e per la cortesia
proprio tutto, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. Alla prossima. Bravo Salva!